l'istituto è nato proprio da questo cuore grande, missionario, di questo prete di Torino, del beato Giuseppe Allamano, che sente nel cuore di voler essere lui missionario, ma non potendo, ecco, fa in modo che altri possano partire, e così partiranno da Torino, da questa casa, i primi missionari, per portare l'annuncio del Vangelo nel mondo. Questo uomo sapeva che la missione non era riservata agli uomini, ma anche alle donne. Il suo primo padre che ha mandato laggiù gli ha scritto: se non convertiamo con i sacerdoti, convertiremo con le suore. In effetti noi siamo nate proprio così, per ispirazione di padre Allamano, il nostro fondatore, che guardava una donna, la Consolata. La Madonna della Consolata, patrona della città di Torino, che il nostro fondatore usava dire è la nostra vera fondatrice, perché è proprio guardando a lei, a questa donna, che ci ha ideato, ci ha sognato. Il sogno dell'Allamano era: io vorrei che avessimo un giorno dei missionari martiri. E missionari martiri sono arrivati. Ci impegniamo soprattutto con le categorie emarginate, con i migranti soprattutto. Ci impegniamo con anche categorie un po' più difficili da approcciare, i giovani. Molti dei nostri centri al sud e al nord sono impegnate nella pastorale giovanile con molta creatività anche. Fa molto piacere, ecco, vedere i nostri missionari e anche le comunità dove lavorano molto coinvolte in accompagnare i giovani nella loro crescita. Questa è la copertina del numero uno della rivista La Consolata, fondata nel 1899 dal beato Giuseppe Allamano. Il nostro slogan dice, no? È l'umanità in prima pagina dal 1899. Forse essere missionario oggi è anche andare ad annunciare la parola di Gesù con la propria testimonianza. È evidente, però una parola che, come Gesù faceva, è fatta di segni e di parole, no? Parole, perché diceva appunto: la tua fede ti ha salvato, sei guarito, vai, quando guariva i malati, però era fatta anche di segni concreti. Karibuni Tanzania! Trovo qui adesso in Tanzania, precisamente qui a Tossamaganga, nella zona, nella diocesi di Iringa, dove oggi celebriamo i 100 anni del nostro arrivo in missione. 100 anni significa che, come vedete qui dietro, tutte queste missioni sono state fondate dai nostri missionari, e tutto qui parla di missionari della Consolata. Per me è stata un'emozione veramente molto forte, perché ho ripensato a quello che mio prozio, padre Giacomo Cavallo, 100 anni fa, deve aver trovato.